Mi chiamo Giovanni. Volevo raccontare una storia molto strana, iniziata a metà ottobre dello scorso anno, e che tuttora continua a tormentarmi. Tutto iniziò quando acquistai tramite eBay una maschera antigas italiana, T-35, datata 1940. L'oggetto si mostrava in ottime condizioni, e all'inizio non capivo perché il precedente proprietario volesse disfarsene. Infatti, la vendeva a soli 5 euro, un decimo del prezzo che solitamente viene attribuito a questo oggetto. I primi eventi inspiegabili iniziarono il giorno stesso, quando l'oggetto mi venne recapitato. Il fattorino arrivò poco dopo il tramonto, esattamente quando mi stavo preparando per uscire di casa a portare Axel, il mio cane, a fare un giro. Ritirato il pacco, lo aprì di fretta e appoggiai il sacco che conteneva la maschera sul mio letto e uscì di casa per iniziare il solito giro serale. Durante la passeggiata, mentre stavo percorrendo una stradina che divideva a metà un grande prato, Axel iniziò ad agitarsi e a guaire. Incuriosito dallo strano comportamento del cane, mi guardai attorno cercando di capire cosa lo spaventasse. Ma l'unica cosa che riuscii a vedere fu la mia ombra, proiettata alla mia destra. Continuai la passeggiata, ma dopo pochi secondi, Axel ricominciò a lagnarsi. Mi diedi una veloce occhiata alle spalle, e con la coda dell'occhio vidi un'altra ombra a poco più di 10 metri dietro di me. Non ci feci caso. Anche se non molto trafficato, non era la prima volta che incrociavo qualcuno che percorreva questo sentiero. Quindi continuai la mia passeggiata. Dopo neanche 100 metri, il cane ricominciò a guaire. Ma questa volta, dopo aver fatto pochi passi, si sedette e non si mosse più. Mi avvicinai all'animale per spronarlo a ripartire, ma nulla. Non aveva intenzione di muoversi. Mi guardai intorno per la terza volta e notai con stupore che alle mie spalle non c'era nessuno. A quel punto rabbrividii. Anche se dietro di me non c'era anima viva, sul suolo era proiettata un'ombra molto strana. Indossava un mantello e aveva una strana protuberanza sotto il mento. A quel punto, preso dal panico, cominciai a correre. Il cane mi seguì a ruota e in pochissimo tempo raggiungemmo la fine del sentiero. Smisi di correre soltanto quando raggiunsi il lampione più vicino. Mi guardai alle spalle e dell'ombra non c'era più traccia. Raggiunsi camera mia pensando che il tutto fosse frutto della stanchezza. C'era uno strano spettacolo. La maschera era appoggiata per terra, davanti alla porta della stanza, a 2 metri dal mio letto. Questi strani movimenti si ripetono spesso. Alcune volte, quando torno da lavoro, trovo la maschera appoggiata in posti strani dove non mi ricordo di averla messa. Altre volte mi capita di appoggiare sopra la sacca un paio di guanti e di ritrovarli per terra o addirittura scaraventati fuori dalla stanza. Ma sicuramente l'evento più strano e inquietante accadde una notte. La sacca contenente la maschera si sganciò da dove era appesa. Cadendo, produsse un rumore di vetri rotti e un boato assordante che mi svegliò di soprassalto. L'ultimo avvenimento è successo 2 giorni fa. Tornando da lavoro, trovai la sacca vuota, appesa alla maniglia, e la maschera buttata in un angolo della camera. Ciao, horror maniaci. Sono Gianluca, un ragazzo di 25 anni e abito in Brianza. Ti volevo raccontare una cosa che mi è accaduta nel 2006. Frequentavo la terza media e fuori dalla scuola, prima dell'apertura dei cancelli, io e i miei compagni ci riunivamo per salutarci e parlare. Era settembre. Di fianco alla scuola vi è una via che fa solo da pista ciclabile e nella parte sinistra ha dei pioppi come alberi.
In fondo alla via ci sono due muri. Io e altri due amici ci dirigemmo verso tale via perché in settimana si parlò di un certo contadino che con un'ascia sparì nel nulla davanti a loro. Ci incamminammo e parlavamo di cosa era successo alla compagnia nei giorni scorsi quando all'improvviso vediamo uscire dal muro di destra una persona anziana con un cappello da contadino e una falce che sta andando verso il muro opposto e ci guarda con passi lunghi e veloci, sparendo attraversandolo. Sbiancai e corsi verso il cancello della scuola, guardai i miei compagni dicendo loro di aver visto un fantasma, ma ovviamente mi risero in faccia. Da quel giorno mi appassionai all'argomento paranormale e feci ricerche di prove video di ogni genere e mi iscrissi a diversi forum che parlavano dell'argomento. Dopo un anno a fare ricerche, avevo provato a fare, in ottobre, durante il giorno di Halloween, un esperimento che da lì a poco mi si ritorse contro. Avevo fatto ricerche sulla scrittura automatica e le sedute spiritiche su tale pratica. La sera di Halloween del 31 ottobre 2007 mi misi in camera, solo, al buio, con solo due candele rosse accese. Presi un foglio bianco e una penna tenuta in mano come per scrivere, ma in modo leggero, senza pressioni di alcun tipo. Era mezzanotte e iniziai la seduta spiritica con scrittura automatica. «C'è qualcuno con me?» Nulla, la penna non scrisse. «Puoi dirmi il tuo nome?» La mia mano e la penna si spostarono, scrivendo le iniziali G, poi I, poi A, fino a formare la parola Gianmario. Restai basito. Io non mossi un muscolo. Preso dal panico, mollai la penna e scappai giù in sala. Passarono tre giorni e l'incubo ricominciò il 3 novembre. Ero nel letto, dormivo e avevo la sveglia che era impostata alle ore 8 per andare a scuola. Alle ore 3 la sveglia suona e mi sveglio. La spengo e cerco di riaddormentarmi e sento dopo 30 secondi qualcosa che bussava sul tavolo in sala. Tenete presente che abito in una casa di tre piani. I rumori provenivano dal piano inferiore. Sentii tre energiche bussate sul tavolo di legno in sala e dopo circa una decina di secondi ricominciò. Tutto questo per almeno 5 volte. Ero pietrificato. Non avevo la voce neanche per chiamare mio padre. Furono attimi di puro terrore fino a che non sentii tirarmi le coperte e una voce che sussurrò nel mio orecchio il mio nome. Gianluca. Urlai dallo spavento e chiamai mio padre. Da allora e per i successivi 2 mesi passai notti insonni e sentivo la presenza costante di questo essere a cui non so ancora dare un nome. Le luci si spegnevano e accendevano da sole. Fu un incubo ad occhi aperti. Tutto questo continuò fin quando nel periodo natalizio decidemmo, assieme alla mia famiglia, di farci aiutare da un parroco che benedì la casa. Da allora, gli strani episodi svanirono del tutto.